In diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma, nel Salotto Book Sprint Edizioni, ospitiamo Maria Teresa Viglioia. Ciao Maria Teresa, ciao, benvenuta. Grazie. Parliamo di questo saggio, un saggio che riprende due grandi filosofi, riflessioni di Jean-Jacques Maritain e Noberto Bobbio. Allora Maria Teresa, partiamo dal spiegare, dire, presentare chi è Maritain. Sì, allora, riflessioni di Jean-Jacques Maritain e Roberto Bobbio. Il titolo Riflessioni nasce proprio dalla grande riflessione filosofica che i due filosofi hanno affrontato soprattutto sul tema della democrazia. Chi è Jean-Jacques Maritain? Jean-Jacques Maritain è un filosofo francese e possiamo dividere in quattro periodi la sua produzione filosofica e anche la sua vita. Un primo periodo che va dalla nascita fino al 1906 si converte al cristianesimo. Un secondo periodo sposa Raissa, una giovane russa, e un terzo periodo che va dal 1920 al 1960, che è il periodo più significativo della produzione filosofica mariteniana, sia in ambito epistemologico, gnoseologico, antropologico e anche per quanto concerne la riflessione filosofica politica di Maritain. 1920-1960, il perché? Perché Maritain partecipa e assiste alle due guerre mondiali, la prima guerra mondiale in Europa, la seconda negli Stati Uniti, dove viene chiamato per delle lezioni presso di storia della filosofia presso la Columbia University. Infatti nel testo ritroveremo una lezione che Maritain, ed è stata l'unica traduzione forse, sì, diciamo dall'inglese, sì, in italiano, L'uomo nella società contemporanea, sì, del 1955, già quando vi era stata la dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1948 da parte dell'ONU, e già quando in tutta Europa iniziavano a sorgere le nuove democrazie, le democrazie moderne. Jean-Jacques Maritain quindi non può non rispondere a quelli che erano gli interrogativi del tempo. Ecco. Cioè, dopo aver assistito a quell'oscurantismo europeo, come filosofo doveva prendere parte attiva alla costruzione di questi nuovi stati democratici. Che è il allora, tema principale, sì, del che saggio. È il tema principale del saggio. E allora come? Come? Attraverso lui, un cattolico, si era convertito al cattolicesimo. Allora per Maritain l'unico stato democratico era quello che si fondava su una democrazia costruita attraverso lo spirito evangelico. Però diciamo che divide molto bene la riflessione filosofica politica da quella dell'ambito teologico. Non sono contrastanti, però bisognava dividere questi due ambiti per dare spazio ad quella parte di laicità in modo tale da potersi raccordare a quei, diciamo, quei valori di pace, di tolleranza, di libertà su cui si può costruire uno Stato democratico pluralista in cui dove il fulcro centrale è la dignità della persona umana. E per questo motivo si raccorda a Noberto Bobbio, filosofo italiano, teorico dello Stato democratico. Anche lui riflette sulle nuove democrazie nascenti e su come mantenere questo Stato democratico. Bobbio, a differenza di Maritain, diciamo è molto più tecnico. A livello di diritto riconosce la democrazia, però lui diciamo che non è di spirito cattolico. Quindi su che cosa, secondo Bobbio, si può costruire uno Stato democratico?
Uno Stato democratico, secondo Bobbio, si può costruire solamente avendo rispetto della persona. Quindi riprende quello che era il tema di Maritain, della dignità della persona. E rispetto della persona significa anche vivere in una società in cui il fine ultimo è il bene comune, i cui valori sono la tolleranza, la pace. Solo così si può avere uno Stato democratico. E la libertà, È la libertà. La ovviamente. libertà è uno dei fondamenti della riflessione politica sia di Maritain che di Norberto Bobbio. Ecco, appunto all'interno del libro c'è proprio ipotesi a confronto di Maritain e Bobbio, che potevamo anche leggere volendo, proprio per dar meglio il senso di quello che hai appena detto. Allora, sia per Bobbio che per Maritain, le vie che si devono percorrere per giungere all'affermazione dei valori liberal cristiani di Maritain e liberal socialisti di Bobbio passano attraverso l'ampia regione della pace e della tolleranza fra gli uomini. Per Bobbio la guerra è lo stesso emergere dell'antitesi del diritto. Essa si oppone al diritto quale espressione dell'ordinamento giuridico nel suo complesso, perché non vi può essere diritto nella pretesa di volere far recedere il recalcitrante, ricorrendo alla forza, tanto che quando si parla di diritto connesso alla guerra, ovvero di guerra come oggetto del diritto, si cade in una contraddizione di termini, dal momento che il diritto medesimo è il contrario della guerra. Quindi le stesse parole che afferma Maritain. Maritain auspica per uno Stato in cui la democrazia è data dalla dignità della persona e si poggia nel rispetto del diritto degli uomini. Quindi senza la guerra come strumento per La ottenere guerra la è democrazia. Perché l'antitesi della democrazia, sia per Maritain che per Norberto Bobbio. riflessioni? Riflessioni perché loro sono chiamati proprio a prendere parte attiva, infatti per Jean-Jacques Maritain, dopo il 1920, lui rimprovera la seconda scolastica, filosofi della seconda scolastica di origine tomistica, per non aver preso parte attiva, per quanto riguarda la vita politica, del tempo. Quindi si sente proprio chiamato in causa e vuole apportare il proprio contributo in quelle che sono le nascite delle nuove democrazie. Com'è nata questa necessità, questa voglia di scrivere il Questo libro e di saggio non è riflettere? altro che, questo saggio non è altro che una chiave di lettura per poter accedere a quelle che sono le grandi opere di Jean-Jacques Maritain e Norberto Bobbio. Per Jean-Jacques Maritain, una delle opere più complete, L'uomo e lo Stato del 1951, ma prima col Cristianesimo e Democrazia del 1943 uscirà postumo in Europa. Quindi erano opere poco conosciute. Jean-Jacques Maritain, infatti, non lo ritroviamo nemmeno nei percorsi di studi scolastici, cioè si deve proprio. Sì, E quindi quindi si tu da deve. docente, no? Sì, io da docente, ma sono una docente di lingua, mi sono avvicinata a Maritain nella mia lunga permanenza a Parigi, dove ho studiato, ho fatto dei corsi di perfezionamento. E cercavo delle risposte all'epoca e quindi le ho trovate in quelle che era la filosofia, anche perché Maritain, oltre ad essere un filosofo, è un pedagogista, perché poi alla fine di tutto il discorso filosofico, politico, del discorso della filosofia antropologica, infatti è stato uno insieme a Mounier a fondare la rivista Esprit, che ancora oggi l'hanno battezzata la rivista Esprit, in cui i principali temi di questa rivista erano sulla dignità della persona umana. Infatti un'altra opera molto importante di Maritain, Umanesimo integrale. Mi sono avvicinata a Maritain proprio per questo motivo, anche perché mi ritrovavo, mi Poi in ricercavo un periodo in te. come questo, dove i Sì, valori infatti, sono due valori, sempre. ma perché è nato il saggio? Il saggio è nato proprio, le dicevo prima, perché
come una chiave di lettura, ma non deve rimanere solamente un argomento di filosofia, ma bensì è più prospettato verso la pedagogia, perché alla fine entrambi, sia Maritain che Bobbio, dicono che per avere un vero Stato democratico bisogna educare le nuove generazioni alla democrazia. Sì. È vero, quindi diciamo che la filosofia nella nostra vita è molto Molto importante. importante alla base, perché la filosofia contiene dei valori per cui bisogna anche saperli trasmettere alle nuove generazioni. E oggi abbiamo assistito che nella scuola, ad esempio, non ci sta più e ci dovrebbe essere educazione alla democrazia, perché da insegnante, da docente, i nostri ragazzi non sono abituati a riflettere su quelli che sono i veri valori della vita. E soprattutto quanto sia importante questo valore della democrazia e sia Sì. giusto utilizzarlo nel miglior modo Sì, possibile, ma guardi che insomma. Maritain ne discuteva già con un'opera molto importante, l'educazione al bivio, per cui suggeriva di educare le generazioni per mantenere uno Stato democratico, educare le nuove generazioni alla democrazia. Bene, allora noi davvero invitiamo tutti a leggere questo saggio, anche per approfondire appunto e conoscere Jean-Jacques Maritain e Norberto Bobbio. Grazie davvero Maria Teresa Viglioia e grazie per essere stata con noi. Ringrazio lei.